vincerai. Sempre Sam tu troverai. Su forza chiama Sam, il pompiere. Adesso arriva Sam, il pompiere, uno di noi. Sam è con te quando vuoi. Sam lì sempre allerta sta, ogni allarme lui è già là. Sam pompiere, sei secondi fa tu a lei. Sulla scena c'è Sam, il pompiere. Col camion da Sam, il pompiere. Puoi crederlo, è un grande piccolo eroe. Per le strade un gran via va, Sam passando fa bye bye. C'è chi sta aspettando che corri Sam su. Una bellissima iniziativa Borgaro torinese organizzata dai vigili del fuoco del distaccamento di Caselle e di Venaria Reale in Piazza della Repubblica con Pompieropoli. Un giorno da pompiere per questi piccoli ragazzi accompagnati dai loro genitori che hanno attraversato un percorso ludico a misura di bambino. Siamo con il comandante del distaccamento di Venaria Reale, Angelo Lomonaco. Ci troviamo qui a Borgaro in collaborazione con il comando provinciale di Torino e precisamente col caporeparto Cifarelli Franco, con cui ci ha chiesto se potevamo collaborare con loro a fare questo evento che si chiama Pompieropoli, per un giorno, pompiere per i bambini, dove c'è un percorso tattico, dove c'è un ponte tibetano, si sale su una scala italiana, su un pezzo di scala italiana, i bambini salgono, c'è una trave, c'è un tunnel e fanno questo percorso. Per i militari sarebbe un percorso di guerra, e invece per noi che è un percorso ludico, dove i bambini imparano a salire una scala, cosa vuol dire salire su una scala, passare su un ponte tibetano e capire qualche pericolo e qualche altra cosa. Poi abbiamo portato anche la oramai famosa Casa degli Errori, grazie anche all'INAIL che ha finanziato questo progetto della Casa degli Errori e la direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte. Dopo 37 anni nel Corpo dei Vigili del Fuoco finalmente si avvicina il momento di abbandonare il corpo. Cosa significa essere vigili del fuoco? Cosa significa essere vigili del fuoco? Significa avere una passione, perché solo chi ha passione può fare questo lavoro qua. Significa aiutare il prossimo, rendersi utile e avere grande soddisfazione con questo lavoro qua. Tanti sacrifici? Sì, parecchi, specialmente abbandonare anche la famiglia quando si va a fare i terremoti, alluvioni, e le notti. Ripagate però con tanta soddisfazione. Sì, tanta soddisfazione, tanta. Dopo aver salvato parecchia gente uno se ne rende conto di servo a qualche cosa. Comandante, Pompieropoli ha l'obiettivo, attraverso questo percorso ludico, di insegnare a questi piccoli vigili del fuoco cos'è il rischio attraverso il gioco. In cosa consiste questo percorso in miniatura che simila a tutte le attività effettuate dai vigili del fuoco in caso di emergenza ed incendi? Una bella giornata, poi siamo stati fortunati con il tempo, quindi i bambini stanno arrivando. Come sempre rispondono a queste iniziative, poi c'è un'ottima collaborazione tra il personale, quindi Centrale di Torino, Distaccamento di Caselle e Distaccamento di Venaria. Sì, una giornata meravigliosa come tempo, ma anche una giornata bellissima per i bambini e per gli amici pompieri. Dicevo poco fa che i pompieri fanno simpatia perché sono in questo caso volontari ma anche professionisti che lavorano sul territorio e che spesso intervengono in situazioni di difficoltà e quindi sono molto amati dalla gente e soprattutto dai bambini.
e oggi con questa splendida giornata viviamo qui le avventure dei pompieri e i bambini rivivono le gesta di Sammy il pompiere, il loro idolo dei cartoni animati. Abbiamo lavorato insieme a un nostro concittadino, Franco Cifarelli, penso di poterlo dire, che si è dato da fare, che lo voglio ringraziare perché con determinazione ha cercato di organizzare questo evento. Ci siamo riusciti e credo che il merito della riuscita vada soprattutto a lui, e noi abbiamo dato la disponibilità come spesso facciamo quando ci sono queste belle iniziative. La città ha risposto, hanno risposto le famiglie, come si può vedere sono tante le famiglie in coda con i bambini per provare queste attrazioni, e quindi sicuramente la città ha risposto come sempre fa quando ci sono iniziative di questo genere. Come ti chiami? Alessandro. Quanti anni hai, Alessandro? 4. Hai avuto paura? No? Ti piace essere pompiere? Alessio, tu vuoi fare il pompiere da grande? Sì. Quante volte hai già fatto questa? 1000. 1000 volte? Cosa ti piace dei pompieri? Salvare le persone. Troverai, sempre, sempre tu troverai, su forza chiama sempre.